Miau miau! Benvenuti in un nuovo video delle gattare del canale Discola. Ciao a tutti. Io Io sono Chanel sono Chantal. e questa volta faremo un super video dedicato a uno dei grandi della cinematografia mondiale. Sì, il signor Quentin Tarantino. Con il primo film della filmografia di Quentin Tarantino, ovvero Le Le Iene. Iene Reservoir, di tu la vera pronuncia, Reservoir Dogs, come si Reservoir dice? Dogs, Oh, l'ho esatto. detto giusto per una volta. Esatto. Esordio con il botto per Quentin Anche sì, Tarantino. è vero, bottissimo, perché è un film veramente truce come il suo genere. Si fa subito conoscere così con Le Iene. La carta d'identità di Tarantino è questo film. Se volete conoscere Tarantino, È il Le Iene. miglior modo per cominciare a conoscerlo. Per quanto mi riguarda, io non sono una grande stimatrice di Tarantino, però lo ritengo un film a suo modo perfetto. È una trama shakespeariana, se vogliamo, perché muoiono tutti malissimo. Sì. L'impianto anche un po' teatrale, perché claustrofobico, molto Già, chiuso, sì. questi dialoghi molto presenti. Diciamo che nel suo genere è un film perfetto. Si capisce perché Tarantino ha avuto così tanto successo Sì, con assolutamente, Le Iene. perché qui viene fuori proprio tutto quello che è lui, tutto quello che è il suo passato, le sue influenze, dalla musica alle inquadrature, La agli creazione di questi stacchi. dialoghi particolarissimi, Sì, sui logorroici, dialoghi surreali, infiniti e surreali che vanno grotteschi. avanti 10 minuti, sono caratteristiche di Tarantino che lo rendono unico nel suo genere. Cioè, tu vedi un film, anche se non sai che è di Tarantino, lo Lo riconosci riconosci, è subito. immediatamente riconoscibile. Diciamo che questo è quello da cui parte tutto proprio. Dopo, lo vedremo andando avanti, almeno per il mio parere, ci sarà poi un po' una ripetizione, sempre un po' degli stessi schemi, degli stessi stilemi, diciamo, Beh, lo stile è autoriali. sempre È quello, sempre eh? quello. Cioè, Comunque, partenza con il botto con Le Le Iene Iene, voto 10, grande. direi, 10 su 10. Vai, secondo film, Successone, questo altro quello. botto. Questo gli ha lanciato veramente nel Sì, firmamento questo l'ha lanciato nel hollywoodiano, firmamento perché con Pulp Fiction, quindi Tarantino sfonda proprio il tetto, va nel firmamento delle stelle hollywoodiane, cast All-star, all-star da ora star Uma non. Thurman, Samuel L. Jackson, John John Travolta, che Travolta. grazie a questo film ebbe il rilancio della È carriera, vero, perché era un peraltro, po' eh. dimenticato, lo riporta a ballare il buon E vecchio come, John come, che Travolta. è passato del tempo, ingrassato, Però però è lui fa una sempre performance fantastica, mitica. da Oscar, Esatto. veramente. Abbiamo anche un Bruce Willis. Straordinario. Abbiamo questa struttura temporale che viene capovolta nei film di Tarantino. Si è già visto nelle Iene, qua Sì, viene qui ripetuta, viene proprio diciamo, esasperata ai esasperata. massimi livelli. È una cosa che noti subito in Pulp Fiction, che se tu perdi 5 Non ci minuti capisci non ci niente. capisci niente. Perché nel Niente. frattempo è andato avanti, è tornato indietro, ha fatto una storia parallela, poi è ritornato di nuovo indietro, poi c'è un altro personaggio che entra e parte un'altra storia, è Sì, tutto e poi così. sono tutti collegati tra loro, questa è Tutti la collegati, caratteristica. sì. Quindi filmone della Madonna, colonna sonora curatissima della Madonna, ma va detto che tutti i film di Tarantino hanno una colonna sonora Sì, spettacolare, un bellissima. gran gusto nello Non sbaglia scegliere un pezzo le Tarantino. Tra l'altro, curiosità di Tarantino, che non ha mai fatto scuola di cinema musiche. È lui. vero, è vero. Lui nasce proprio come noi, un poveraccio che però lavorando anni e anni in una videoteca si è fatto una cultura infinita e si vede nei suoi film perché poi va a ripigliare generi Sì, la caratteristica di da. Tarantino che mischia l'alto con il basso. Sì, Il sì, suo sì. regista preferito è Sergio Leone, però Sì, ama anche i film degli anni 70, soprattutto per i esempio. poliziotteschi, Esatto, pure di quelli Hong di Hong Kong. Kong, dalla Cina con furore, oppure quelli italiani di quel genere, diciamo, un Ah, po' sì, ha un underground, grande tipo amore per Milano ama. l'Italia. Sì. Il terzo film di cui parliamo è Jackie Allora, Brown. Jackie Brown diciamo che può essere un film un pochino più distante da quella che è Si discosta l'indole un di po' dal Tarantino. genere. Questo è un film che è tratto da un libro che si intitola Punch Out Room di Eleanor E Leonard. vabbè, illeggibile, Vabbè. dai, pure lei che sa le Comunque, lingue, cioè lo vabbè, dico, io lo dico la piemontese, lo so, ed quindi ecco. è una specie di thriller noir, anche qui molti intrecci, però non essendo una sua sceneggiatura originale, diciamo, perde un po', cioè non è diciamo un film alla Tarantino. Ci No. sono sempre dei dialoghi un po' assurdi, personaggi marcati su certe caratteristiche che possono avvicinarsi un po' al suo stile, però la storia, ecco,
tra virgolette più normale Sì, è il degli film altri film. che diciamo molti ritengono il più debole di Tarantino. Diciamo che io lo apprezzo perché è il meno tarantinato. Io l'ho detto, non sono una sostenitrice, non sono una fan di Tarantino. Diciamo che io lo vedo un po' come la versione americana di Pacco, doppio Pacco contro Pacco Certo, Otto, uguale, perché esatto, di uguale. fatto è sempre uno che imbroglia l'altro, queste continue scatole cinesi, No, ma è una con uguale, certo. Voi l'altra. guardate Pacco doppio Pacco contro Uguale. Pacco, poi guardate Jackie Brown È la e stessa non, cioè, mi sembra di cosa, eh. rivedere la stessa Non cosa. c'è Uguale, Luis, però uguale. Luis, E non c'è Lewis, che vabbè, però è Luis, Luis. uguale. Comunque, un film che sicuramente, appunto, come ha detto giustamente, si discosta dalla filmografia, meno dialoghi dei Sì, suoi, sì, sì. sempre un'ottima scelta delle musiche, però finalmente il racconto spazio-temporale è rispettato, la Sì, sequenza esatto, viene cioè inizia e rispettata va avanti e e finisce, finisce, non è quindi si tanto difficile. capisce, puoi distrarti anche andare in No, bagno e lo ma e lo capisci, diciamo. capisci. Quindi, voto che dai a questo film? Io direi un 7,5, Sono perché d'accordo. comunque è un discreto film, un bel film che guardi Lo volentieri. Poi a riguardo, lo me Tarantino mi riguardo. mette a mio agio, cioè anche se fa film, questo per esempio dura quasi 3 ore, cioè poi non fa film Dura un bel corti, 2 ore e eh. mezza, un bel 2 ore e mezza, Io lo non guardo, mi tanti. passa proprio così, come se acqua Ti piace? fresca. Lei è una Bello, bello, fan mi di piace. Tarantino. Sì. Proseguiamo con il prossimo film. Passiamo poi al doppio film, che è sempre lo stesso film, diviso in due parti, Esatto. Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2. Qui vediamo proprio tutta la sua influenza del cinema degli anni 60-70 cinese, quindi appunto dalla Cina con furore e l'urlo di Chang. Terrorizzanti Esatto, sono l'Occidente. questi, diciamo, le cose da cui lui Trae prende spunto. Sì, ispirazione, trae esatto. E Kill ispirazione. Bill è proprio il riassunto di tutte queste sue influenze. Sicuramente un film tecnicamente ineccepibile come tutti i film di Tarantino. Per quanto mi riguarda, ripeto, non sono una fan, lo trovo un po' bello senza anima, nel No, mi senso piace che molto. non mi è piaciuto perché comunque è una storia troppo arzigogolata, per quanto mi riguarda troppo fumettosa, dove non c'è approfondimento psicologico dei personaggi. È tanto spettacolo, è un E bellissimo beh, quello baraccone, un è bellissimo l'influenza. fumettone. A me personalmente piace il cinema di spessore, nel senso che sono cresciuta anch'io come lui, con Scorsese, dove sì, si racconta una storia anche sanguinolente piuttosto che crude, però con spessore psicologico dei personaggi. Io qui sinceramente Chantal non No, a trovo me piace moltissimo Kill approfondimento. Bill. Sarà perché comunque come stile a me piace Tarantino, nel senso qualsiasi cosa lui faccia, secondo me è bella. No, io Quindi invece no, non la penso a così. me piaceva, tra l'altro, qui curiosità, ma forse chi segue lo sa, insomma, chi ama Tarantino lo sa, cameo di Tarantino nella scena degli 88 folli dove fanno tagliuzzamenti di spade per 40 minuti, uno di quelli è Tarantino. Sì, ma Tarantino come Hitchcock ama sempre fare delle Esatto, apparizioni, compare esatto. ovviamente con Mr. Brown nelle Sì, nelle Iene, Iene. compare come l'amico di Mr. Wolf nel Sì, Pulp nel Pulp Fiction, Fiction che fa il caffè. esatto, quindi apparirà poi anche nel film di cui parleremo Sì, dopo. Lui sì, la sua sì. capatina la fa Sì, lui la fa sempre, sempre. compare, Qui però non si fa quindi vedere perché è mascherato è nel casino mascherato. del combattimento, però Però c'è. c'è, in qualche modo, un po' come Dario Argento che fa vedere le mani dell'assassino, il suo tocco lo deve sempre Se lui mettere c'è. Quentin, Beh, vorrei quindi vedere, è anche io il lo film è farei, suo, voglio dire, se non infatti. si mette lui. Quindi per te è film assolutamente Secondo me, promosso. sì, secondo me Kill Bill 1 e 2 sono dei bei film, li ho visti entrambi al cinema e poi a me piace comunque anche quel genere lì un po' Diciamo l'urlo che il di Chang fatto che terrorizza che l'Occidente, si mi abbia quel tipo piace. di background, secondo me, aiuta un po' ad apprezzare di più Tarantino. Io che non ho quel tipo di background non lo apprezzo particolarmente. Ripeto, tecnicamente ineccepibile, delle sequenze veramente Sì, epiche, sì, epiche riprese in modo straordinario. Anche qui musiche della Madonna, grandi attori. sì. E Però, ragazzi, io proprio non l'ho proprio si apprezzato. ripropone Uma Thurman. Quindi, per lei, film assolutamente promosso. Io da Sì. qui, sinceramente, ho veramente delle perplessità. Non linciatemi, ma io non amo Tarantino. Ripeto, amo un genere di film in cui sono più che altro i personaggi, non lo stile, solo lo stile a essere Essere protagonista. ah, ho capito cosa Quindi, dici. Ma a me non per lei, grande dispiace film, per assolutamente. No, no, un me grande film Kill Bill, non mi fa sì. impazzire. E procediamo con il prossimo film. Il prossimo film è Grindhouse, che ha la curiosità Che ha di la essere diviso curiosità in due. di essere diviso in due, perché in realtà è una sceneggiatura che lui scrive
in Grindhouse, Planet Terror, per il suo amico regista Robert Rodriguez, se non sbaglio. Esatto. Questo invece, Grindhouse a prova di morte, è proprio Tarantino, che è anche regista, che se non sbaglio però la sceneggiatura se le sono Sì, se la sono scambiate. scambiata, uno ha fatto la sceneggiatura Esatto. dell'altro, l'altro ha Qui, fatto la regia. secondo me, una performance di Kurt Russell, Sì, secondo me. A me è piaciuto straordinaria. un Sì, anche a me è sacco, piaciuto tantissimo. questo. Sì. Anche a me. Allora, perché mi è piaciuto? Vi spiego in quanto detrattrice di Tarantino. Perché non è pretenzioso, è un film di puro intrattenimento, fatto bene, con questi dialoghi cazzari, Sì, perché poi i logorroici. dialoghi no sense Però stavolta sono. femminili, Beh, non solito sono gli uomini che sì. È parlano di Like a Virgin come nelle Iene, che fanno una vero. digressione su Like a Virgin interminabile. Sì. Qua invece abbiamo dal punto di vista femminile, Femminile. abbiamo una sequenza straordinaria che è l'incidente di Jungle Julia, Sì. dove la cosciona di Jungle Julia Viene viene tranciata perché, affettata. diciamo, la particolarità di Kurt Russell è che è un pazzo psicopatico. Lui è da ex stuntman, diciamo, ha questa macchina che è appunto tutta modificata per fare le scene di incidenti, insomma, al cinema, e lui ci va in giro ad ammazzare la Sì, così dici che fai con sta macchina? Ci Ammazza ammazza la la gente, la gente. muoiono pure male, peraltro. Sì, perché si schianta, Quindi, ovviamente lui essendo super protetto perché è ah fatta sì, a lui non, apposta. gli, non gli succede niente No, lui proprio, manco un manco un. graffio. Invece le donne che lui ammazza Invece, proprio. sì, le sue vittime vengono sempre smaciullate in maniera Bravissimo, tragica ma perché, farà diciamo. una brutta Ma farà una fine, bruttissima. farà Questo una è un bellissimo bruttissima fine, e questo sì. divertente. Pulp, perché comunque c'è sempre il tocco Pulp. Guardatelo perché è molto carino. Questo è piaciuto anche a me, ripeto, perché è un film di puro intrattenimento che non ha particolari pretenziosità, è puro divertimento fine a se stessa, che forse per me che sono detrattrice è la chiave di volta per apprezzare il cinema di Tarantino, senza, stai senza pensieri, Ah, stai no? senza Stai senza pensieri. pensieri, perché Sì, se, cioè, beh, non se... è che sia un film alla, cioè, tipo, che ne so, Heidi, cioè, comunque un film No, abbastanza però è talmente assurdo, cazzaro, dire, grottesco, è cazzaro. un po' cazzaro, Devi, è cazzaro, divertente, è divertente, quindi anche per quanto mi riguarda divertente. assolutamente Promosso, promosso. E Grindhouse. prossimo film. Prossimo film. Il prossimo film di cui parliamo è Bastardi senza gloria. Oh. Lei lo Io lo adora, adoro, lei lo Bastardi adora. senza gloria è uno dei miei film, devo dire, quasi preferiti di Tarantino, fammi pensare. Sì, uno dei preferiti, a parte, vabbè, l'ultimo di Cernobbio Hollywood Chernobyl, ma ne che parliamo è dopo, ne balzato parliamo proprio in dopo. testa alla mia classifica, ma questo qua, questo io lo apprezzo tantissimo. Sarà che ha questa cosa di film di guerra, a me i film di guerra Sì, piacciono. voi dovete sapere che lei e mio marito mi costringono spesso a guardare questo e soprattutto La La caduta con caduta, Bruno Ganz, certo. quindi ormai ce l'ho fino a qua, questi due film A me veramente. piacciono, soprattutto quelli Sì. riferiti alla Seconda Guerra Mondiale, Sfondi una diciamo. porta aperta, Comunque mi guarda. piacciono molto. Questo poi è divertentissimo, ci sono delle scene veramente comiche. C'è anche qui Brad Pitt, secondo me, è una performance veramente, veramente notevole, perché è divertente, divertente, cinico. E non sembra neanche, cioè sembra proprio lui. Sembra lui, non sembra Brad Pitt, sembra A me lui, non il piace Brad Pitt, personaggio. quindi no, Vabbè, vabbè. non mi piace. Per me è un film veramente che è vero, c'è questa cosa originale dove tu ricomponi la storia e le dai un finale completamente Sì, diverso. Una distopia, se vogliamo, una distopia. certo. Ma a parte il Però finale, proprio a me il film piace, mi piace, mi no, piace. a me proprio non mi ha Io trovo divertito delle scene proprio. fantastiche, anche la scena dove c'è il cacciatore di ebrei, che mi aiuti al nome, io non mi ricordo mai i Ah, nomi degli cavolo, attori. Christoph Waltz che vinse il suo Esatto. primo Oscar, ha vinto due Oscar, tutti e due con Lui Tarantino, è Christoph fantastico in Waltz. Lui è questo un grande film, attore. veramente una performance da Oscar, infatti l'ha vinto. Shawshank! Giorgianna. Giorgianna, Shawshank, allora chi è Shawshank, ma tu Shawshank? che film hai Non lo visto? so, è che non mi è piaciuto, Per quello non ti è ragazze, non piaciuto? mi è Hai visto piaciuto, ne ho un visto film un dove c'era scritto altro. Ma Shawshank, non ma mi che piace, è? che te devo Comunque, a dire? me è piaciuto un sacco questo film, ha vinto un sacco di premi, forse anche sceneggiatura, non mi ricordo. Ve lo Comunque, segneremo nelle note. questo è un gran film che merita di essere visto. Dura tanto, Durano ma è tutti tanto divertente. quelli di Tarantino, Ma è tutti. molto divertente, molto, molto, molto divertente. Poi vabbè, a parte il finale, che è tutto questo Sì, questa sconvolgimento distopia, della questa della storia, storia che è effettivamente la interessante, caduta. diciamo. Però bello, Però a bello, bello, me bello, personalmente bello. proprio Bello in modo assurdo. bello in modo A lei assurdo. fa schifo, No, incredibile. non mi è piaciuto. Dei film di Tarantino, questo è quello che tollero di meno. Prima di tutto perché non reputo Brad Pitt un buon attore. Mio parere personale. Lei, film promosso, per me è veramente un film che non riesco a digerire. È un tipo di umorismo che non mi coinvolge. È un tipo. Lo trovo, ripeto, per me il grande difetto, per me che sono detrattrice di Tarantino, è di essere formalmente eccezionale, ma in sostanza stringi, stringi.
Dici niente, tutto Sì, tutto chiacchiere baraccone, distintivo. classico baraccone È hollywoodiano, solo nel chiacchiere senso. distintivo Sì, per ma lei. chiacchiere distintivo mi è piaciuto un casino come film. Questi qua di Tarantino, ripeto, tranne quelli che abbiamo analizzato, questo è proprio quello che digerisco di meno. Per Quindi me è uno non dei migliori vogliatemene, per me è il e peggiore in assoluto, quindi vabbè. non Vabbè. vogliatemene. E andiamo E allora avanti. regaliamolo a me, sti due. È di mio marito, non se può, quello benincia. Dai, prossimo. Prossimo film, Fammi vedere che non lo... Ah, Django Django. Unchained. Allora, se dobbiamo dire proprio quello che mi è piaciuto di me, Tarantino, questo, ma in realtà mi piace, nel senso, quando lo danno lo guardo, lo trovo Lo danno di divertente. continuo, Poi addirittura. c'è Leonardo Beh, DiCaprio, grande che è attore. un'altra pietra miliare dei miei attori Sì, è un preferiti. grande attore, Leonardo niente da DiCaprio è dire. bravissimo, io lo trovo Christoph Waltz di nuovo fantastico, da Oscar, esatto. di nuovo. Leonardo DiCaprio comunque lo trovo fantastico in ogni performance. Detto questo, curiosità, nella scena dove lui si spacca la mano con il bicchiere di vetro è tutto vero, non è stato tagliato niente, quindi lui si è davvero tagliato, è andato Leonardo, avanti. come stai? Ti passa E l'acqua alla gola? sono andati avanti a riprendere una scena mitica, comunque grandissimo Leonardo DiCaprio, bellissimo film, questo remake di un western degli anni Italiano, certo, italiano. Django con Franco Nero. Esatto, anni 60-65, Sì, anni siamo lì. Ecco. 60-70, poi metteremo in sovraimpressione l'esatto anno di Comunque, produzione. gran bel film anche questo, mi piace. Tra tutti quelli, forse quello che è un pochino, non mi, cioè, mi piace di meno, ecco, ma non è che non mi piace. Indovina se a me è Non piaciuto. ti Non mi piace. piace? A parte che io, ripeto, non ho questa cultura Qua di però i B-movie. personaggi delineati ci sono, Ma sì, allora lui dirige benissimo gli attori, anche perché sceglie dei grandi attori. Abbiamo Samuel L. Jackson in un ruolo Sì, spregevole, il ruolo più sì, sì. Infatti spregevole che lui gli abbia mai disse, lui quando Tarantino lo fatto. chiamò gli disse: questo è un ruolo veramente pessimo, lo faccio solo Pessimo. perché me lo chiedi tu, perché è un personaggio così Sì, veramente veramente bieco, orribile orribile. e Un nero che difficile odia da i neri, tratta fare. malissimo i neri. Veramente un personaggio spregevole sotto ogni punto di vista. Quindi anche qua attori della Madonna. Di nuovo Christoph Waltz da Oscar, una parte straordinaria. Abbiamo Leonardo DiCaprio, abbiamo il protagonista che è Jamie Foxx. Jamie Jamie Foxx, Foxx, sì. premio Oscar per Ray, dove interpreta Giusto. Ray Charles. Quindi dirige benissimo gli attori, scelta delle musiche eccellente, tecnicamente favoloso. Però tu dici cos'è che Per me manca? manca sempre la sostanza. Anche qua c'è il tema Manca il pathos, razziale, manca manca il il pathos, pathos, ma gli manca piace c'è perché manca il qua pathos. c'è il tema razziale, ma non viene, come si può dire, approfondito più di Ma tanto. C'è no, perché giusto la quello c'è, capito? conversazione In di questo film, DiCaprio. non è quello il punto. E qual è il punto? Il punto è la storia di Django. Ma sti cazzi? E beh, oh, ma sti cazzi qualsiasi altra storia, Lo so, allora. ma io proprio No, l'ho cioè. proprio trovato indigeribile anche questo, francamente. Poi questa cosa di voler rielaborare questi B-movie, Beh, comunque, B-movie, beh, vabbè, non è questo una qua non grande era proprio un produzione, ma B-movie, è eh. In un quel periodo B-movie. andavano alla Sì, grande, però non è una grande cioè. produzione, grandi Vabbè, film, ok, non grandi era. autori, è un film di genere, sono sempre Sì. rifacimenti di film di genere. Quindi questa, diciamo, tra virgolette, sottocultura di questi film di genere che vengono ripetuti con lo stilema di Tarantino hollywoodiano, a me non fanno proprio impazzire, ma perché già alla base non mi piace il film originale, Ok. quindi non Sì, forse ti dico, riesco. questo forse mi piace di meno perché come genere western non mi ispira. No, Però penso ci siano comunque lo western migliori, guardo. ecco. Ma no, ma anch'io lo Cioè, mi è guardo, cioè. piaciuto, non è che Si fa mi... guardare, diciamo che esatto. il talento di Tarantino tecnicamente è così eccelso che non puoi comunque fare a meno di guardare. Anche No, io non no. mi piace, però Lo se c'è lo guardi, guardo, non certo. cambio canale, comunque lo guardo. Ce ne sono un paio che cambio canale, sta per E arrivare, dai, adesso ve lo faccelo dico. vedere, caccia il Caccia la film. foto! Caccia la foto, Allora, rimostra. Ah, Hateful Eight. siamo di nuovo nel western. Che ti devo dire? A me è piaciuto, anche qui sempre Samuel L. Jackson, quindi grandi attoroni. Una scena, diciamo, un po' statica. Un po' Perché dura se... 3 ore e mezzo, quanto dura? Sono sempre chiusi in questa Anche qui alle stanga. volte cambi di tempistica, quindi un po' prima, un po' dopo, un Sì, po' c'è di nuovo la durante. destrutturazione. Però io ti dico, a me è piaciuto, qui ritorna violentissimamente il pulp perché ci Sì, sono scene decisamente. violentissime di gente che si spara e salta in aria come se Sta tra di fossero noi, dei io tra di pomodori. voi, Perché, io tra di cioè, voi.
A me piace un sacco, è bellissimo. Perché non mi piace? Allora, secondo me, ripete la stessa identica struttura che aveva già utilizzato con grande successo e maggiore efficacia nelle Beh, Iene. Di un po' nuovo sì. una struttura shakespeariana dove si ammazzano È tutti, muoiono un po' male. sì, però western. È sempre western, cioè lo stesso film western, cioè Anche qui dialoghi assurdi, tipo anche la qua, lettera di mamma mia, Lincoln, è questa vera, lettera non è ci hai fatto vera? a fette proprio, mamma che poi era un fake, tutte 3 ore del film che poi, ah, oh, era un E fake. vabbè, intanto tu l'hai saputo Allora, alla fine. sì, però per arrivarci, Non c'è non so, niente, non... non ci tra stava l'altro, niente. piccola postilla che mi permetto, Vai. in questo caso colonna sonora dell'immenso Ennio Morricone, Giusto, è che fu vero. premiato con l'Oscar. È Io vero. dico, Ennio Morricone, Ma penso non è che stato arriva, mi l'unico Oscar, sa di sì, di Ennio perché sì, lo Morricone. vinse per la carriera e poi lo vinse per questo film, ma io L'ultimo, dico... credo, poi. Sì, perché poi è mancato da poco, diciamo, mentre abbiamo registrato il film, siamo nell'anno della morte di Ennio Morricone. Ha scritto delle musiche meravigliose, probabilmente le migliori musiche che siano mai state concepite per l'opera cinematografica. Tutti quelli di Sergio Leone, uno più bello dell'altro, oppure anche solo Mission, una musica straordinaria, e tu gli dai l'Oscar per questa musica che non sa di niente, che poi hanno pure copiato i Subsonica. Cioè, ma Academy, Ma chi è che? Ma ma secondo che te? Ma cavolo! secondo te? Ma sta storia dei Subsonica? Dai, vabbè, poi faremo un altro video. Ma No, questa è una no, storia ma ti assurda, pare che dai. Ma Ennio ti pare Morricone che va a copiare copia i Subsonica? Ma ci fu Subsonica? questa polemica assurda, Ma giustamente il ti maestro pare, cioè, Morricone quello li ci ha messo a liquidò, ridere, basta, cioè, che veramente esatto, cosa li poteva liquidò dire? giustamente, però ci fu una polemica che riempì Sì, social, i giornali per pure. mesi. Però io dico, con Mi tutte le ricordo. colonne sonore meravigliose che ha fatto Ennio Morricone, questa, E beh. che non è un È granché, come Leonardo DiCaprio, con onestamente. tutti i film fantastici È che ha fatto, vero. ha vinto l'Oscar quando si è fatto inchiuppare da un orso. Dall'orso, cioè Cioè. Revenant, anche lì, che palle, possiamo Sì, quello è dirlo, una palla possiamo micidiale, a dirlo. me non Lui, è grandissima piaciuto. interpretazione, però Non non è glielo volevi dare piaciuto. per The Wolf of Wall Street. Cazzo, non glielo Ma io volevi dare, che ne so, non compriamo Mr. Grey per Revolutionary Revolution Road, Road, dai, dai, cioè. cioè veramente a volte l'Academy dà Comunque. dei premi che boh, secondo me girano la ruota, Sì, perché anche non è secondo me, alle possibile. volte è così, è Quindi per perché. me è film bocciato. Tra l'altro Tim Roth vuole ripetere un po' il ruolo che fece Christoph Waltz nel precedente Django, però non è Non è la Christoph stessa Waltz, non altezza, è mi Christoph Waltz. dispiace. Tim, ritenta, sarai più Sarei più fortunato, mi fortunato. Un po' ci dispiace. assomigli, ma non sei lui. No, è Vai buono, avanti. no, Christoph Waltz è È buono. buono, giusto. Dai, Che avanti, dai, basta. malo, E arriviamo all'ultimo film, e qua c'è tanto da dire. Comincia tu che lo Allora, ami. c'era una volta E lui tra di noi, ad Hollywood. c'era una volta ad Hollywood, C'era una ultimo volta film. appunto i film di Hollywood e cioè io non posso che dire bene di questo film. Io quando è uscito ho letto le critiche e ho detto mio Dio, cioè, che cosa ha Mio combinato? Dio, Un mio casino, Dio. piace, fa schifo a tutti. A me fa schifo. Lei ha detto fa schifo a tutti, ho detto Madonna, ma che cosa è cambiato? Cioè, si è preso delle medicine sbagliate. Invece a me è piaciuto un sacco, è un film che ha come base una... È come se fosse un fiume placido che scorre e sopra c'è questa storia fantastica, ovviamente distopica anche questa, Sì, perché ripete anche qua la finisce in Seconda maniera Guerra, diversa di come è andata certo. la realtà, la storia che sappiamo tutti, però tranquillo, ti metti a tuo agio, tu ti siedi in poltrona, ti metti questo film e lasci che vada e tu lo guardi e ti senti a casa, rilassato. Poi vabbè, Leonardo DiCaprio che ve lo dico a fare. Brad Pitt che per questa performance ho visto, ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista. Lei non No, io sarei dico, cioè, c'era candidato capace. Joe Pesci per la sua straordinaria interpretazione in The Irishman di Scorsese, che Beh, quello è il mio quello è regista quello, quel preferito, per film. intenderci che cinema piace a Mo Shantala. vabbè, Ale, che cinema piace a Shyamalan, mi piace a me, Bim Bum Bam, mi Ma no, ma perché piace. per me Tarantino non è ai livelli di Scorsese, ma lo Vabbè, so, ma mi grazie, ma ucciderete anche per per me non è questo, livelli di ma lo amano tutti. Scorsese. C'era candidato Joe Pesci, ma glielo dai a Brad Pitt, che cosa fa per tutto il film? Aggiusta l'antenna e dà da mangiare al cane. Ma dai, su, Tu che vuoi ma dai, personaggi su, ma delineati, il che ti devi personaggio di immaginare? Brad Pitt è un personaggio molto complesso che devi essere bravo a rendere bene, perché lui è praticamente il, come si diceva, una volta c'erano quelli tipo I rodi? I rodi, quelli che... sì, non tipo le Lo staff, grumpy, le staff. come si può dire? A te proprio che piacciono i personaggi delineati, questo di Brad Pitt è un personaggio molto profondo perché è, diciamo, l'ombra di Leonardo DiCaprio, dell'attore che poi ce la fa, non ce la fa, è un attore un po' sfigatello, vabbè.
Però lui è non è quello, un attore di è l'uomo successo, dietro, veramente, capito? Anthony L'uomo dietro Capua. che gli salva addirittura la vita, ma non è protagonista. Diciamo Non che è so un come omaggio alle dire. maestranze, forse, di quelli Sì, che può anche compaiono essere visto davanti e così. ricevono Sì, tutti gli onori, mentre esatto. chi è Mentre, nell'ombra. secondo me, questo è veramente il È bello che significato. tu abbia trovato questo significato. Io francamente non l'ho riscontrato. Sicuramente così nelle intenzioni, perché è un omaggio al cinema, questo è Cioè, a ormai me l'omaggio di Tarantino al questo è cinema. quello che ha dato a me come sensazione il personaggio di Brad Pitt, cioè questo tuttofare che poi in realtà è davvero il tuttofare, anche se sta sempre nell'ombra, perché non è Certo, lui il protagonista, è Leonardo assolutamente. DiCaprio. Ma di fatto il vero protagonista Però di poi fatto è lui, è perché comunque Brad la storia si Pitt. sviluppa tutto sulle cose che fa Brad Pitt, che Di va fatto nella sì, famiglia Manson, eccetera, è lui che eccetera. fa il motore di tutto. Ma perché non mi è piaciuto? Lo spiego subito. L'ho trovato molto macchiettistico nelle rappresentazioni. Qui troviamo. Mi vuole coprire perché non vuole che io dica quello che devo Esatto, dire. allora, Esatto. non mi è piaciuta la rappresentazione che viene fatta di Bruce Lee, dove praticamente viene addirittura sconfitto dal personaggio di Brad Pitt e viene visto come uno sbruffone, un Non so coglione, tutto viene io, dipinto come un se. coglione, mentre invece nella realtà Bruce Lee, oltre a essere un grande esperto di arti marziali e un maestro, era un filosofo, quindi mi ha dato fastidio, francamente, vederlo ritratto come un cretino proprio, così come non mi è piaciuto il ritratto che è stato fatto di Steve McQueen, che è un mio mito personale, dove viene dipinto anche qua come uno sfigato che non riesce a conquistare Sharon Tate. Cioè, ma ti Ma pare, perché a ma Sharon Tate ragazzi, piacciono i ho tipi come Polanski? capito, però vai a sminuire veramente delle leggende, Steve McQueen, Ma chi ne piuttosto sa che in realtà non che. fosse così il backstage di Hollywood? Ma Chi sa, in fondo è quello che lui insomma. racconta, quindi quello che noi vediamo è quello che ci vogliono far vedere. Ma com'è veramente la La storia? storia, se vai a leggerti, ripeto, le biografie, parliamo di due uomini dalla personalità molto profonda, sia Steve McQueen che Bruce Lee, quindi dipingerli come dei bozzetti, come personalmente per me è stata dipinta come un bozzetto anche la Sharon Tate, perché il suo personaggio non viene particolarmente approfondito, viene ritratta sì come una persona molto dolce, che però Beh, viene vista mentre al cinema si guarda ma tutta perché beata. lei è all'inizio della carriera, quindi per lei cioè, vedersi sul grande schermo vuol dire essere arrivata, quindi va a vedersi. E Lo so, però non è un approfondimento poi anche psicologico lì il del feticismo dei personaggio, piedi, c'è feticista sempre un dei piedi, feticista, abbiamo Tarantino, capito che gli perché piacciono i piedi alla Quentin, c'è sempre un primo primo piano dei piano dei piedi in ogni suo piedi, film, puliti, gli piacciono i piedi, sporchi, non qua, importa, frega gli piacciono niente, i piedi alla piacciono i Quentin, piedi. anche qua, boh, io l'ho trovato veramente bozzettistico come si può dire, nella configurazione dei personaggi, quindi un film che veramente non ha Diciamo che trovato non il ha sprecato mio. tanto tempo a delineare No, no, bene le sicuramente è un omaggio al caratteristiche. cinema, un film diverso da tutti gli altri, però non ha. Io l'ho trovato noioso, francamente. Invece è 3 ore andato via dove non liscio succede come l'acqua niente, proprio. c'è questo continuo citazionismo che diventa Anzi, anche io fine a se stesso, ti dirò che quando francamente. l'hanno dato, l'ho Su Sky, visto su certo, la maggior parte delle persone penso l'ho l'abbiano visto su visto, l'hanno Sky. dato, poi dopo l'hanno ridato, io l'ho visto 2 volte di seguito. Ah, Cioè, ma anch'io l'ho rendetevi visto 2 volte, conto, ma sì, ma di davvero. seguito, cioè proprio tutto Addirittura, lungo, sì. la mamma Sì, mia, cioè, a me batti persino mio piace. marito, che lui è un grande fan di Tarantino, per questo ho i DVD, perché sono suoi, quindi me li ha prestati Comunque, a e me devo piace un sacco per restituirli. vari motivi, dallo stile a questi dialoghi nonsense che ripete, alle scene comiche che quando gli escono bene sono veramente mitiche, tipo in questa, la fine dove, vabbè, ve la devo dire, non gliela Beh, ma no, dico. ma dillo, l'abbiamo visto Dillo, quella del tutti. Eh lanciafiamme, beh, il cioè, del lanciafiamme, beh, lanciafiamme in certo, è piscina. l'unica scena tarantiniana, diciamo, Sì, di tutto il film. esatto. Comunque, secondo me, non lo so, è come avere un vecchio amico a casa, un film di Tarantino. Ti È fa una favola piacere, ti poi in fa questo senso. piacere. Lei giustamente, ne parlavamo prima tra di noi, lei dice c'era una volta Hollywood perché è una favola, Sì, esatto, praticamente. perché è una favola, è una cosa che non è vera. È una Sì. storia. Sì, è una storia. Io, ripeto, apprezzo questo modo di leggerlo, però io personalmente l'ho trovato un film fine a se stesso, autocitazionista. Proprio non mi ha preso, niente da fare. Poi questo citazionismo sfrenato che ha Tarantino lo vedo anch'esso come qualcosa di non avere poi così tanta sostanza, cioè Dici, ripeto, non è questo più da grande dire niente, baraccone. e Eh quindi sì, dai sempre le stesse quando. cose. Esatto, poi una ripetizione che qua abbiamo come appunto in Bastardi senza gloria, andiamo di nuovo a cambiare il finale della storia. Tutti avremmo voluto ovviamente che Vabbè, fosse finita certo. come è finita sia sì, in Bastardi senza gloria Cavoli. che per la povera Sharon Tate, però io lo trovo veramente.
Sì, molto noioso c'è chi ha proprio. addirittura un po' criticato questa cosa di Sì, ha cambiare la suscitato fine. polemiche. Però ragazzi sono Diciamo, film, sono film, certo. cioè... Diciamo che gli ultimi due film di Tarantino, per una volta è successo che non è stato così glorificato, perché sia Sì, ci The sono Hateful state molte Eight che questo critiche. sono stati aspramente Infatti, appunto, quando criticati. leggevo le critiche di questo, prima di vederlo, ho detto, ammazza, che schifo, che cosa ha No, fatto? Però a schifo me è no, piaciuto un sacco, però io comunque. non ripeto, non comprendo il perché di questo premio Brad Pitt e poi boh, dice, vabbè. Non ti piace, non gli No, lo piace. trovo Ascione non gli piace. veramente Voi invece che stucchevole, cosa ne stucchevole. Immagino che voi pensate? amiate tutti Tarantino, perché tutti amano Tarantino, già perché piace a Tutti tutti è già dicono un I po'. love you. Tutti dicono I love you I love you, Tarantino. A Tarantino. me non crocefiggetemi, ma per i motivi che vi ho detto lo trovo un regista di grande stile, di grande tecnica, ma poca sostanza. Mi È tutto dispiace, è fuffa. quello che penso, lo trovo un po' Beh, fuffoso. diteci voi che cosa ne pensate. Noi abbiamo finito un altro video Delle su gattare delle del canale gattare, sul cinema che Riscolo. ci interessa. Presto altri nuovi video, altri Tanti, tanti divertimenti. video, sempre Tanti, diversi, tanti, tanti di più, tanti. sempre di più, Sempre che de poi a un più, de certo più, punto de dite più. basta, basta, no, di più ancora, Basta, basta, basta. E quindi vi salutiamo, vi invitiamo sempre a iscrivervi, iscrivetevi perché voi, come sapete, vogliamo creare l'impero delle gattare del canale certo, Riscolo. Vogliamo mondiale, essere universale, totale di totale, tutto, di planetario. Quindi tutto, tutto. iscrivetevi, ringraziamo chi si è già iscritto, Grazie ma mille. vogliamo di più, vogliamo di più, vogliamo di più, di E più. voglio Sempre di più, di di più, più, come di più, di più, di più, Tarantino, di come più. Tarantino, di più. Signori, arrivederci, al Ciao prossimo video. ragazzi, Miau! miau miau.